Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, essi soli, su un alto monte dove si trasfigurò davanti a loro. Le sue vesti divennero splendenti e talmente candide che nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così candide. E apparve loro Elia con Mosè, i quali conversavano con Gesù. Allora Pietro, prendendo la parola, disse a Gesù, Maestro, è bello per noi stare qui, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. In realtà, egli non sapeva quello che diceva poiché erano stati presi dal timore. Allora comparve una nuvola che li avvolse nella sua ombra e dalla nuvola si sentì una voce. Questi è il mio figlio di letto, ascoltatelo. Ed essi tutto ad un tratto, guardandosi attorno, non videro più alcuno, se non il solo Gesù che era con loro. Quando poi discesero dal monte, Gesù comandò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, fino a quando il figlio dell'uomo non fosse risuscitato dai morti. Essi osservarono l'ordine, ma intanto si chiedevano tra loro che cosa significasse quel risorgere dai morti. L'episodio della trasfigurazione è senz'altro tra i più noti nei racconti evangelici e segna un passo importante. Lo leggiamo così nel Vangelo di Marco, dopo la crisi causata dal primo annunzio della passione da parte di Gesù. I discepoli non capiscono, continuano a seguirlo, ma con fatica. Questo momento così particolare, di Gesù con i discepoli, tre di loro, Pietro, Giacomo e Giovanni, in disparte su un monte, segna l'aiuto che il Signore offre ai Suoi amici perché possano fidarsi di Lui, nonostante le nubidenze che eh, si avvistano all'orizzonte. È così che Marco ci introduce in questa esperienza che solo alcuni fanno chiamati da Gesù, alcuni che lungo il racconto vediamo in grande difficoltà, non riescono a capire prima e non riescono a comprendere nemmeno fino in fondo quanto loro accade sul monte. Sì, il monte, che nella Bibbia è sempre simbolo di un'esperienza intensa, la fatica della salita il cammino verso l'alto, l'incontro con Dio, una manifestazione speciale del Signore. Ed è proprio quello che accade. L'Evangelista lo descrive in termini eh, scultorei, essenziali. Fu trasfigurato davanti a loro. È un modo eh, sintetico per esprimere l'intervento di Dio, che mostra, come leggiamo nel Vangelo di Luca, altro racconto sinottico, il vero volto di Gesù, la sua gloria, mostra dunque Gesù in un'altra forma, appunto quella divina. E per poter esprimere questa esperienza che i discepoli fanno e che non è descrivibile secondo la nostra logica, il nostro linguaggio, il rimando è agli abiti, eh, le vesti. Che diventano splendenti, bianchissime. Sappiamo che il colore eh, bianco è quello che esprime nella Bibbia sempre il eh, rimando non solo alla perfezione, ma alla presenza stessa di Dio. E qui è detto in un modo così forte che non regge nemmeno il risultato di lavandai che sulla terra si sforzano di rendere bianchi i tessuti. Insomma i discepoli sono messi dinanzi al mistero di Dio. Ancora l'Evangelista presenta eh, in questa scena così intensa e indescrivibile la partecipazione alla missione di Gesù di tutto il popolo di Israele e la storia che lo ha preceduto. E lì è Mosè, infatti, che qui vengono... Eh, a parlare con Gesù rappresentano la legge, i profeti, tutta la scrittura che trova appunto in Gesù il suo compimento, la sua pienezza. Insomma, ci sono tutti i segni per comprendere eh, che Gesù non parla come un uomo qualunque, nemmeno come un profeta, ma come la rivelazione di Dio che oramai ha raggiunto il suo culmine. E la reazione? E Pietro, come sappiamo, che prende la parola, come fa anche altre volte, a nome dei suoi amici ed esprime da una parte la gioia, è bello per noi essere qui. Dinanzi a un maestro che si mostra in questa forma così altra e straordinaria non può che esprimere la sua meraviglia. Dall'altra il desiderio che questo momento non passi vorrebbe fissarlo per sempre. Le tre tende o oh, della nuova traduzione più fedele al testo originario, le tre capanne, una per Gesù, una per Mosè, una per Elia, esprimono almeno questo tentativo di catturare quel momento per non ritornare ad affrontare la durezza della realtà. E Marco lo nota con chiarezza, non sapeva cosa dire, erano spaventati. C'è l'incomprensione e la paura. Ma l'esperienza di Dio continua, la nube con la sua ombra che li avvolge, la voce che essi ascoltano. Sono i segni, sempre così chiari e forti nella scrittura che rimandano a un intervento diretto di Dio, che fa appunto sentire e risuonare la sua parola. E questa parola rimanda tutta a Gesù, presentato come il figlio. Sì, Dio lo presenta, lo dichiara figlio suo, è una rivelazione eh, piena dunque della identità divina di Gesù, è il figlio mio. E il rapporto tra Gesù e Dio è un rapporto stretto, eh, legato totalmente a una relazione di amore, è l'amato. E anche questo è un termine di evocazioni bibliche profondissime. Tutto l'amore del Padre è in Gesù. Ma qui c'è un invito, presentato addirittura sotto forma quasi di comando. Ascoltatelo, ascoltate Lui, fidatevi della sua parola, seguitelo e perché tutta la scrittura vi porta a Lui. In Lui troverete il disegno del Padre. L'esperienza finisce qui, anzi dovremmo dire si interrompe bruscamente. L'evangelista annota così: improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno. Non c'è più niente di questo che è stato solo un momento, nulla di più. C'è Gesù, lui solo, insieme a loro. E in questo silenzio eh, che viene presentato anche a noi lettori del Vangelo, siamo messi dinanzi alla reazione dei discepoli, che ancora una volta sono rimandati a quanto hanno vissuto e al suo significato. Scendono dal monte con questo comando di Gesù. Non devono dire a nessuno ciò che hanno visto. La cosa ci sembra sempre un po' strana quando la leggiamo nel Vangelo, ma il rimando è alla risurrezione, dopo sì che comprenderanno e racconteranno e saranno testimoni. Il racconto si conclude ancora con questa incomprensione. Cosa significherà risuscitare dai morti? Bisognerà che i discepoli partecipino di questo evento perché ne siano, fino in fondo, testimoni.